La ragazza con gli occhi azzurri che era andata con lui gli disse, quando sentì il nome del suo paese: Ah sì, lo conosco, Uta. È vero che di pianto tipico nel paese tuo fanno il forcetto corto sotto la scena? Certo, disse il ragazzo. E pensò, ma in tagara, ma non lo disse, perché lui aveva gli occhi azzurri. Lei era simpatica, era carina, anche intelligente. Prima, scendendo dalla vespa, il ragazzo ha sentito il suo odore. Era buono! I capelli, la pelle. E dunque, se lei vuole che a Uta si cucini il maialetto cotto sotto la cenere, così sia. Se lei vuole che Uta sia la culla della santità e non un anonimo paesino sperduto, compreso nell'area metropolitana del capoluogo, così sia. Ma perché è agosto? Sta chiedendo la ragazza. Chiara la nostra pelle, piccoli semi, verde la maglietta che le cinge il collo, adornando il collo di aurea collina. Perché è agosto? Cosa cucinate nel paese tuo? Il ragazzo sospira, chiude gli occhi, si concentra. Non me ne frega niente di lei, pensa. Adesso le dico la verità, pensa. Ovvero che per Ferragosto tuo padre da sempre cucina spaghetti allo scoglio, orate al forno e una piccola insalatina come contorno e il gelato papaya e avocado. Aggiungiamo, perché tuo padre, un tele di famiglia, un tele da migliaia di anni, suo padre ama il gelato, papaya e avocado alla follia. Adesso gli dico la verità, pensa il ragazzo, con gli occhi chiusi e le palle saldamente scese. E pazienza per questa qui, poverina e carina. Simpatica e simpatica, intelligente e intelligente, buono il suo profumo che ha sentito, ma pazienza.
Adri, che ferma la nostra tradizione alle sale? No. Ben mi sa, ben mi so, capitano!